Ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV, ultima seduta della settimana, ultima seduta per il mese di ottobre. In questo momento gli indici europei, alcuni di loro almeno, tentano il recupero, il CAC in rialzo dello 0,12%, anche il FTSE MIB sopra la parità in area 17.878, il DAX invece cede lo 0,7%, sicuramente ecco, sarà una chiusura non molto positiva del mese di ottobre. Ottobre, soprattutto per quanto riguarda gli indici europei. Andiamo a vedere anche il mercato obbligazionario. In questo momento lo spread tra il BTP e Bund quota 133 punti base in rialzo dello 0,18%. Il decennale invece tedesco rende meno 0,61%, il decennale americano lo 0,86%. Vediamo velocemente anche i listini americani. L'S&P 500 accelera al ribasso. In questo momento l'indice cede quasi il 2%, Dow invece cede 426 punti e il Nasdaq meno 2,63%. Particolarmente male la seduta per quanto concerne il comparto tecnologico. Allora andiamo a vedere velocemente i dati macro, perché per quanto riguarda l'Italia è stata una giornata molto positiva. Il PIL del terzo trimestre rimbalza al più 16,1%, però comunque su base annuale ancora meno 4,7%. Tra l'altro, la ripresa è diffusa a tutti i comparti economici e dal lato della domanda è trainata sia dalla componente nazionale sia dalla componente estera. La variazione acquista del PIL italiano per il 2020 è pari a meno 8,2%, la variazione acquisita, scusatemi. Allora, questi sono i dati sicuramente migliori rispetto anche alla Germania, lì dove c'è stato un rimbalzo dell'8%, il miglior dato sicuramente è della Francia, quindi stiamo comunque vedendo un terzo trimestre molto positivo, però molto probabilmente l'outlook per quanto co concerne il quarto trimestre non sarà uguale. Noi siamo in compagnia di Emanuele Rico di New Trader Lab. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio ai telespettatori. Allora, siamo vicinissimi alla chiusura europea, almeno in questo momento le borse tentano il recupero, soprattutto il CAC 40 di Parigi e il FTSE MIB. Quali sono le prospettive per quanto concerne l'ultimo trimestre? Dico l'ultimo perché ormai il mese di ottobre sta finendo. Allora, sicuramente la pandemia e quindi la situazione epidemiologica particolarmente grave in Europa, ma anche negli altri paesi, Stati Uniti, e gli altri principali paesi del mondo, non sta aiutando. Ci sono alcuni elementi di preoccupazione, nelle prossime settimane che sono legate sia all'elezione americana, ma magari ne parliamo dopo, sia alle prospettive di nuovi lockdown e quindi di un arretramento della situazione economica. Oggi hai ricordato molto bene, sono usciti i dati sul PIL del terzo trimestre che hanno visto un rimbalzo molto marcato e sono stati anche superiori rispetto a quelle che erano le attese. L'Italia rimbalza un ottimo 16,1%, anche se rimane in ribasso, in negativo di circa 8 punti percentuali sul periodo. Cosa che chiaramente non ci deve far cantare vittoria troppo presto, ma sicuramente è un dato incoraggiante. Un paese invece rimbalza meno, ma viene da una storia meno grave, la Germania, che come hai ricordato rimbalza dell'8,2% sul terzo trimestre, e questo chiaramente essendo uno dei primi paesi partner dell'Italia, soprattutto sul fronte manifatturiero, è quantomeno per l'Europa invece si attesta al 12,7% di rialzo nel terzo trimestre. Questo chiaramente è trascinato a rialzo dalle performance dell'Italia, anche della Spagna, in realtà, che era attesa al 13,5%, è uscita al 16,7%, per cui diciamo una buona performance per l'Europa, ma la Lagarde già ieri ha sottolineato come non dobbiamo farci prendere troppo dall'euforia, perché il quarto trimestre, probabilmente per effetto della pandemia, della situazione epidemiologica e della diffusione dei contagi, potrebbe essere più debole di quanto magari ci si aspettava. Quindi massima attenzione, come sempre, lo ricordo anche in diretta, che non fa mai male.
Infatti, invece, per quanto concerne le borse, questo trend ribassista che stiamo osservando negli ultimi giorni perdurerà secondo te anche nell'ultimo trimestre? Possiamo avere qualche ottimismo alla fine? Allora, in realtà, come abbiamo visto ancora nel mese di marzo, le borse, anche in piena pandemia, in pieno lockdown, hanno ripreso. Le borse si spostano sempre, si muovono sempre in anticipo rispetto a quelli che sono poi gli eventi sui mercati. Per cui, da questo punto di vista, sono abbastanza fiducioso che il terzo semestre, il quarto trimestre, scusami, di quest'anno sarà un trimestre tutto sommato positivo rispetto ai livelli dove siamo arrivati. Ci sono alcuni elementi di preoccupazione e di potenziale rischio. Uno è sicuramente l'elezione americana. Infatti, come abbiamo ricordato ancora la settimana scorsa, in caso di una vittoria netta di uno dell'altro candidato che controlli sia la Casa Bianca che il Congresso, quindi Camera bassa e Senato, allora molto probabilmente avremo una situazione di stabilizzazione e una possibile ripresa su, ovviamente, questo sentimento di stabilità che attualmente manca ai mercati. E soprattutto per quanto riguarda il pacchetto di stimoli fiscali che abbiamo visto molto chiaramente sarà rimandato con ottima probabilità a dopo le elezioni, che vinca l'uno o che vinca l'altro. In caso invece, soprattutto questo è un rischio che corre Biden, di coabitazione con un Senato a guida repubblicana, per esempio, la situazione potrebbe essere meno rosea di quanto ci si aspetta. Però tutto sommato, nel grande schema delle cose, mi aspetto un quarto trimestre tutto sommato quantomeno tranquillo, se non positivo. Andiamo a vedere velocemente anche i listini americani. In questo momento, come stavo dicendo, si stanno preparando per, ecco, la peggior chiusura da marzo a livello ovviamente mensile. Questa è l'ultima seduta per mese di ottobre. L'S&P 500 cede quasi il 2%, da più di 400 punti, e il Nasdaq meno 2,62%. Che cosa cambia secondo te dopo il 4 di novembre? Dico dopo il 4 di novembre perché effettivamente non è sicuro tuttora, ma probabilmente sapremo già chi sarà, ecco, il prossimo presidente. Allora, diciamo che il 4 di novembre è una data in cui si spera si avranno i risultati elettorali, ma secondo me è abbastanza difficile proprio perché oltre 60 milioni di persone, se non sbaglio, hanno già votato via mail, oppure ai seggi che permettono di votare in anticipo rispetto all'election day del 3 di novembre. Questi voti andranno contati con una procedura che è più farraginosa rispetto al voto che viene espresso il 3 di novembre. Per cui mi aspetto che, se non sarà una settimana, probabilmente intorno alla metà del mese di novembre sapremo chi sarà il prossimo presidente. C'è da dire che bisogna capire che cosa succederà in mezzo. Nel senso che potenzialmente, se facciamo una valutazione delle possibili espressioni di voto in questi, diciamo, in questi 60 milioni di persone, circa i due terzi potrebbero aver votato Biden e un terzo per Trump. Questo stando ai sondaggi che viaggiavano recentemente e a quelle che sono le intenzioni di voto espresse sia dai sondaggi che poi del sintetico che magari andremo a vedere la settimana prossima sulle case di scommesse che trovo abbiano il polso della situazione in maniera molto, molto precisa. Quindi tendenzialmente i democratici sono più inclini a votare per posta o votare in anticipo rispetto ai repubblicani e noi avremo prima, durante lo spoglio della serata del 3 di novembre, i voti quindi dei repubblicani che potrebbero diciamo, creare delle situazioni quantomeno imbarazzanti, se non problematiche dal punto di vista delle dichiarazioni, concessioni al voto. Per cui non è così scontato che il 3 di novembre in Italia il 4 avremo un risultato netto. Ecco. Questo chiaramente potrebbe, scusami, concludo il ragionamento, questo potrebbe avere un effetto quantomeno di pressione sui mercati che nella settimana entrante, quindi nelle settimane, nei prossimi giorni, potrebbero avere un ulteriore movimento ribassista e questo lo stiamo vedendo con i posizionamenti di questi ultimi giorni.
Ecco Emanuele, stiamo vedendo una giornata particolarmente difficile per il comparto tecnologico, infatti il Nasdaq è l'indice che cede di più, poi se guardiamo anche il Nasdaq 100 quasi meno, cede quasi il 3%, infatti è una situazione di forti vendite. Come spieghi questo fattore, visto le trimestrali che possiamo anche chiamarli di grande successo, ovviamente con ecco, piccoli dettagli che magari non sono andati abbastanza bene, però considerando la pandemia e la situazione difficile che ha avuto il consumatore, possiamo assolutamente, definire le trimestrali ben sopra le stime. Sì, possiamo considerare le trimestrali ben sopra le stime, soprattutto Amazon che ha fatto registrare dei risultati impressionanti, devo dire. Il discorso è un altro, secondo me, e va ricercato in una situazione di risk-off generalizzato, nel senso che quello, mi ricollego a quello che stavo dicendo prima sul tema delle elezioni e quindi sulle turbolenze che potremmo vedere nei prossimi giorni. I mercati stanno subendo una sensazione, diciamo, una situazione di risk-off, come abbiamo visto a marzo, in cui andava giù tutto in maniera indiscriminata, quindi veniva venduto un po' tutto, gli indici, le azioni singole, eccetera. Siamo in quella situazione, non grave come a marzo, ma sicuramente siamo in quella situazione, una situazione in cui per i prossimi giorni io mi aspetto una prosecuzione della fase di risk-off. Poi diciamo che da un punto di vista prettamente tecnico sui mercati, a un certo punto, archiviata la fase elettorale, quindi determinato quello che sarà la prossima composizione politica negli Stati Uniti e chi sarà la guida della Casa Bianca, probabilmente avremo un rimbalzo, quantomeno tecnico, perché sicuramente verrà annunciato dall'una o dall'altra fazione un accordo sul tema degli stimoli fiscali. La Lagarde ha già annunciato che a dicembre, nella prossima riunione di politica monetaria della BCE, verrà annunciato una rimodulazione del programma di sostegno per dare aiuti e per ricalibrare tutti gli strumenti diciamo nell'armamentario della Banca Centrale Europea, e quindi mi aspetto tutto sommato un quarto trimestre che godrà positivamente di questi elementi. Anche intendi dire anche il comparto tecnologico? Assolutamente sì, bisogna considerare cose, al di là delle trimestrali che sono uscite bene, il mercato ha risposto a delle altre sollecitazioni che sono legate sia alla situazione di risk-off, sia al fatto che comunque i titoli hanno corso moltissimo nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, forse ben oltre quelle che sono le valutazioni, per cui da un certo punto di vista diciamo che si sta ridimensionando un fenomeno che per tanti commentatori non aveva logica, che è quello dell'andamento dei corsi azionari su questi livelli, e che si sta riavvicinando un po' a quello che è diciamo, un fair value anche prospettico più adeguato. Per cui da questo punto di vista ciò che sta muovendo il mercato in questi giorni non sono tanto i risultati, i risultati muoveranno il mercato nelle prossime settimane e ad andare alla fine dell'anno per riallineare le quotazioni su quello che sono le valutazioni degli operatori e degli investitori e il contesto generale di mercato. Per il momento perdura una situazione di risk-off che è piuttosto evidente. Ecco, sicuramente è una situazione molto interessante. Viste anche i dati macro degli States, oggi sono stati tanti, in particolar modo alcuni anche molto positivi. Abbiamo visto il PIL anche del terzo trimestre ieri, un dato ben sopra le stime. Secondo te potrebbe esserci un po' di un interesse più elevato nei confronti dei ciclici negli Stati Uniti in particolar modo? Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché gli Stati Uniti rispetto all'Europa hanno dimostrato una maggiore resilienza agli scossoni di mercato e quindi anche una maggiore potenzialità per quanto riguarda la ripresa sia dell'economia che poi ovviamente anche dei mercati azionari. Per cui da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo, nel senso che gli Stati Uniti hanno visto un arretramento di circa il 32%, poi un rimbalzo ieri, il dato mi sembra di ricordare, vado a memoria, il 33,1%, Esatto. ok, ho un'ottima memoria a quanto pare, e questo è chiaro che siamo ancora sotto dell'8%, però la resilienza con cui
sono andati all'inferno sostanzialmente con quel meno 30 e poi sono ritornati quasi in pari con la prospettiva di migliorare ulteriormente, soprattutto se dovessero arrivare questi stimoli fiscali. È chiaro che disegnano l'immagine di un paese che è la prima economia al mondo per un motivo, insomma, devo dire. Sì, senz'altro. Invece, se andiamo a vedere i treasuries, c'è un leggero rialzo dei rendimenti. Che cosa ci sta segnalando in questo caso il mercato obbligazionario, secondo te? Allora, ci sta segnalando sicuramente una situazione in cui c'è prospetticamente una ripresa sia della domanda, quindi anche potenzialmente dell'inflazione, ma soprattutto ci dà un segnale, per quanto riguarda il dollaro, che c'è una prospettiva di rafforzamento del biglietto verde. Questo l'abbiamo visto in maniera anche piuttosto evidente sull'oro, per esempio, oro che io seguo sempre da vicino perché secondo me tiene molto il polso della situazione economica e tiene anche molto il polso di quello che è diciamo, la forza relativa del biglietto verde, quindi anche le prospettive che gli analisti danno ad una situazione di diciamo, maggiore o minore massa monetaria nel sistema. Adesso l'oro scambia 1878 dollari, siamo stati anche intorno ad area 1860 con un parziale consolidamento dell'area, per cui tendenzialmente c'è una sensazione nel mercato che il dollaro molto probabilmente sarà meno penalizzato nelle prossime settimane e questo chiaramente può significare due cose, sia che l'economia andrà meglio, sia che potremmo ritrovarci in una situazione di risk off sui mercati e il secondo caso lo stiamo già vedendo. E secondo me, passata l'elezione, vedremo rientrare di questa situazione di discesa dell'azionario e quindi un ritorno degli acquisti sugli asset, anche quelli rischiosi che sono stati particolarmente penalizzati in questi giorni, sia una situazione in cui molto probabilmente vedremo anche i fondamentali macroeconomici migliorare anche abbastanza sensibilmente. C'è un elemento che ieri ha contribuito e anche oggi sta contribuendo ad arginare, diciamo, la fase di forte ribasso, che è gli annunci che sono stati fatti sul vaccino, che molto probabilmente, almeno nel Regno Unito, sarà disponibile anche su larga scala prima di Natale. Sì, molto interessante questo annuncio, poi però bisogna vedere se sarà veramente così. Sai che la distribuzione poi del vaccino ci vorrà tanto tempo, però mi fa molto piacere che hai toccato l'argomento loro, un argomento estremamente interessante perché visto il contesto attuale in cui viviamo, proprio in tempi di grande incertezza, come mai loro non va sopra quota 2000 come stavano comunque prevedendo tanti analisti? Come interpreti, ecco, questa, tra virgolette, congestione? Allora, l'oro ha perso un po' la correlazione inversa che aveva con l'azionario, ovvero quando l'azionario scendeva, l'oro tendeva a rialzarsi, quindi le quotazioni salivano del metallo giallo. E questa era una delle correlazioni storiche su cui tanti trader, tanti operatori avevano fondato più o meno successo nell'analisi. Adesso il comportamento dell'oro è totalmente collegato con la forza del dollaro e per forza del dollaro intendo i tassi americani. Quindi è alternativo ai tassi americani, per cui quando le prospettive sul dollaro, sui tassi americani sono in rialzo, l'oro tendenzialmente scende e viceversa. Quindi da questo punto di vista, diciamo che l'oro è più una cartina al tornasole, è un po' il termometro della situazione e non tanto sui mercati dove la correlazione è totalmente scemata, quanto della forza relativa del biglietto verde dei tassi americani. Estremamente ecco, interessante. Invece ti chiedo un'ultimissima domanda per quanto concerne appunto l'indice del dollaro. In questo caso, quali sono le prospettive nel breve termine? Allora, le prospettive a breve termine, secondo me, il dollar index e quindi il dollaro americano dovrebbe continuare ad apprezzarsi, perché mi aspetto un po' di instabilità sul fronte politico che chiaramente andrà a corroborare una situazione di risk off e andrà a sostenere quindi il
il dollaro americano come valuta rifugio, il dollaro americano e poi le altre tradizionalmente collocate in area di valuta rifugio, quindi lo yen giapponese, anche in minore misura il franco svizzero. Però poi, come dicevo prima, una volta passata la fase elettorale, che in questo caso potrebbe protrarsi più della notte, come nel 2016, per esempio, dove c'è stata quella fortissima turbolenza che poi ha portato a quella forte risalita di 5 punti percentuali, me lo ricordo ancora, la mattina successiva i future hanno chiuso, americani hanno chiuso più 5 dopo essere stati a meno 4, meno 5%, se non sbaglio, quindi forti oscillazioni. Sul listino. Qui ci sarà anche questo effetto, sarà più diluito e soprattutto sarà successivo nel tempo, ma sicuramente con diciamo, la chiusura e l'archiviazione della fase elettorale, molto probabilmente con l'intervento fiscali negli Stati Uniti, che sarà annunciato molto probabilmente una volta che si saprà chi sarà il prossimo presidente americano. Ecco che anche l'azionario tornerà a sorridere e quindi la fase di risk-off si potrà considerare, almeno per il momento, archiviata, salvo sorprese particolari, e si potrà ritornare a comprare l'azionario e quindi vedere il dollaro scendere. E quindi, paradossalmente, l'oro andrebbe a subire un effetto, diciamo, inverso, in cui molto probabilmente andremo un po' a rialzo, anche se a questo punto non vedo molto spazio per salite forti oltre i 2000-2100 dollari per Grazie, oggi. grazie Emanuele Rigo di New Trader Lab, grazie per essere stato con noi, buon fine settimana. Grazie a te Alexandra, buon fine settimana a te e ai telespettatori. Grazie. Allora, noi andiamo a vedere velocemente come si stanno impostando gli indici europei verso la chiusura. Manca più o meno mezz'ora, anzi 36 minuti. Il DAX di Francoforte cede lo 0,6%, ultima seduta del mese. Tra l'altro, il CAC 40 di Parigi in rialzo dello 0,31%, quindi sta recuperando un po' di terreno insieme al FTSE MIB in rialzo dello 0,30%. Tra l'altro, vorrei segnalarvi il titolo migliore del FTSE MIB oggi è Tenaris. Andiamo a vedere velocemente i livelli in questo istante, ecco, guadagna più del 5%, 5,36%, invece Italgas guadagna più del 3%, nonostante gli utili in calo del 6% rispetto ovviamente dello stesso periodo nel 2019. Quindi sicuramente stanno comunque tenendo duro anche i titoli italiani. Almeno questo è ciò che possiamo dedurre dalle trimestrali che abbiamo visto sinora. Hanno sorpreso STM, anche Campari con le trimestrali, ecco, ben sopra le stime. Andiamo in una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo proprio per l'ultima, ecco, l'ultima mezz'ora della seduta. Saremo in compagnia di Jean Erga e parleremo di quanto sono rilevanti, quanto sono accurati anche, ecco, i dati macro che abbiamo visto oggi sia in Europa che negli Stati Uniti. Rimanete con noi.